Buongiorno a tutti amici. Come vedete questa settimana non facciamo la live con Ardu perché entrambi siamo impegnati, però non vi abbiamo voluto lasciare soli e quindi anche se in forma registrata vi abbiamo voluto mandare un messaggio. Come voi ben sapete, il mercoledì quando noi partiamo nelle live partiamo subito dal leggere la frase del mindset postiamo ogni mercoledì mattina. E oggi, come avete potuto vedere, il mindset era dedicato, diciamo, a uno dei sentimenti meno adattivi, come le definisce Goleman nel suo libro Intelligenza Emotiva, che è quello della rabbia, della vendetta. La vendetta non è altro che una modalità aggressiva, diciamo, della rabbia, quindi è una rabbia un po' più elevata. E questo chiaramente nell'ambito nostro del trading diventa ancora più deleterio. E diciamo che l'emozione, che comunque le emozioni sono delle risposte in un certo senso obsolete perché risalgono, diciamo, a tanti milioni di anni fa, che servivano, avevano una funzione, quella di salvaguardare la vita dell'allora ancora non essere umano, perché era un animale, ma che oggi ovviamente queste risposte, proprio perché sono obsolete, non sono più molto funzionali a quelli che sono gli obiettivi dell'uomo moderno. Quello della rabbia e quindi anche della vendetta è uno dei meno adattivi. Che significa meno adattivi? Cioè sono quelli meno funzionali, perché questo della rabbia, ovviamente, agendo in velocità e in aggressività, è chiaro che va a togliere quello che è l'elemento più importante che un essere umano dovrebbe sempre conservare, e cioè la lucidità. Nel momento in cui non siamo lucidi, chiaramente le nostre decisioni non saranno quasi mai razionali, per via del fatto proprio che si prende la strada sbagliata, che è quella della rapidità, e il più delle volte da quel punto di vista andiamo con l'istinto. Nel trading ovviamente tutto questo si accentua, perché nel trading, specialmente per chi fa un trading, diciamo, un po' più frenetico, magari nell'intraday, questo tipo di sentimento, questo tipo di emozione diventa ancora più, diciamo, deleteria anche a livello economico, purtroppo. Perché? Perché chiaramente siamo spinti ad agire velocemente, e questo chiaramente favorisce il fatto che possiamo dare una risposta istintiva e emotiva rispetto alla risposta razionale. Ecco perché utilizzare una modalità di trading tipo quella che utilizziamo noi in Air Forex, quindi con una pianificazione settimanale, guardando praticamente esclusivamente i grafici dal daily in su, è chiaro a tutti che diventa tutto più tranquillo, si agisce meno con l'istinto ed è tutto più razionale ed equilibrato. Oltre a questo, c'è da mettere anche che durante, diciamo, la nostra operatività possiamo incorrere in quelli che si chiamano gli stop loss, e che se non li sappiamo gestire bene, molto spesso ci può sfociare in vendetta, nel senso che se veniamo da uno stop o addirittura da più stop, molto probabilmente potremmo approcciarci e quindi potremmo fare le nostre prossime operazioni con non il giusto equilibrio, bensì animati da un desiderio di vendetta, come se il mercato ci avesse voluto fare del male, quando invece non è assolutamente così, perché il mercato fa il suo corso. Siamo noi che dobbiamo essere bravi e quindi prenderci intanto la responsabilità, e dobbiamo essere bravi, diciamo, diventare esperti sui mercati, che non è una cosa semplicissima. Quindi voi capite bene che per le persone che si approcciano da poco tempo, non avendo molta esperienza, è molto più facile che questo possa succedere e quindi gli possano scattare desideri di vendetta, specialmente se hanno da breve, da poco, fatto un corso, dove ovviamente nell'ambito del corso gli viene spiegata una tecnica che non voglio dire che non perde mai, ma che ovviamente ha delle buone percentuali di resa nel medio-lungo termine magari, e poi lui si mette a tradare. Ovviamente non ha l'esperienza del trader che gliel'ha insegnata, ed è chiaro che a quel punto gli scatta la vendetta, perché sembra quasi una questione di principio e di orgoglio. Quindi ragazzi, diciamo che l'obiettivo di questa mia riflessione oggi su questo tipo di emozione era più che altro per farvi consapevolizzare che la strada dell'equilibrio, la strada del fare le cose fatte per bene, la strada dell'apprendere prima per poi mettere in pratica, è sempre la strada più corretta, ed è quella sicuramente che vi permetterà, se non nel brevissimo, ma nel medio-lungo termine, di diventare dei buoni trader. Bene, ci vediamo quindi nel prossimo video e comunque nelle prossime live che continueremo a fare dalla prossima settimana insieme ad Ardu, il lunedì con le trading room e il mercoledì con le live Q&A. Ciao a tutti e buon trading!